Visto che molti di voi dopo il video Senpai e Kohai ce lo hanno richiesto, abbiamo deciso di accontentarvi e parlare di yaoi nel video di oggi. Yaoi, noto anche come boys love, è il termine che indica quel particolare genere di manga scritto e disegnato principalmente da donne e orientato essenzialmente verso un pubblico femminile, seppur focalizzato su relazioni fisico-romantiche omosessuali maschili più o meno idealizzate, nella stragrande maggioranza dei casi con protagonisti ragazzi e studenti poco più che adolescenti. Il suo corrispondente femminile è lo yuri. In Giappone però il termine è stato in gran parte sostituito sempre più con quello di boys love, comunemente abbreviato BL, anche a seguito del notevolissimo successo del film Boys Love del 2006. Il termine è un acronimo coniato nel 1980, Ya Manashi o Chinashi i Minashi, che in giapponese significa niente climax, niente risvolti slash epilogo, nessun significato. Questa frase è stata inizialmente usata come eufemismo per indicarne il contenuto. Lo yaoi va distinto anche dallo shonenai, conosciuto come jun o tanbi, in quanto si viene a focalizzare sull'aspetto più spinto, mentre lo shonenai si basa più su una relazione amorosa che tende a sentimentale e viene quindi poco enfatizzata la parte fisica. In Giappone comunque l'uso della parola shonenai è ormai obsoleto. Lo yaoi è a tutti gli effetti un genere consigliato ad un pubblico maturo, per quanto al suo interno possiamo trovare una vasta classifica di sottogeneri. Questa caratteristica ha portato nei paesi di lingua anglosassone alla erronea credenza che l'acronimo significhi in realtà Yamete o Shiriga Itai, ovvero fermati, mi fa male il sedere. Scherzosamente, questa seconda interpretazione è stata adottata, almeno ufficiosamente, da molte fujoshi o yaoiste, ragazze appassionate di yaoi. Un altro sinonimo utilizzato per yaoi è 801, in quanto proprio tale numero può essere pronunciato come yaoi. La lettura contratta di 8 da ya, lo 0 vale o e l'1 i. Un manga degli anni 2000, tradotto poi in live action, che racconta le disavventure di un otaku innamorato di una fujoshi, è stato intitolato per l'appunto Tonari no Yaoi-chan. Lo yaoi indicava in origine opere autopubblicate, parodie di manga e anime ufficiali, la cui trama era incentrata su una relazione omosessuale tra due personaggi maschili, solitamente bishonen. Questo a partire dagli anni 70. Successivamente il termine è stato esteso più genericamente e con egual significato anche a tutti i tipi di manga e anime trattanti questo tema. Diversi yaoi nascono proprio come Questo significa che anche se la storia è originale, i protagonisti vengono presi in prestito da universi narrativi non yaoi, di solito manga o anime preesistenti piuttosto famosi. Tra questi Holly e Benji o i Cavalieri dello Zodiaco, tanto per citarne solo due tra i più celebri, in particolare Saint Seiya. E vogliamo parlare di Andromeda? Quel cavaliere così delicato, sensibile, gentile, dei tratti femmini, capelli lunghi e con l'armatura di color rosa? Ci siamo capiti! Oppure la coppia Sasuke e Naruto, tratta dall'omonimo manga. L e Light, Matt e Mello, Mello e Near, tutte prese da Death Note, la coppia Roy e Edward da Fullmetal Alchemist, oppure Zoro e Sanji da One Piece. Il fenomeno si è poi esteso anche in Occidente ed ha finito per coinvolgere personaggi che non provengono da manga anime. È il caso per esempio delle coppie Draco-Harry, tratta dai romanzi di Harry Potter, o da quelle derivanti del Signore degli Anelli. Ma anche nell'ambito videoludico come Riko, Sora, Axel, Roxas da Kingdom Hearts o Final Fantasy. Tra le fujoshi più accanite non sembra esservi alcun limite di potenziale immaginativo. Riescono a creare relazioni di intimità stretta e anche molto trasgressiva tra personaggi davvero del tutto insospettabili. Anche se spesso è confuso con l'etichetta generica di yaoi, il vero e proprio manga a tematica gay è chiamato Bara, ovvero rosa come il fiore, oppure Men's Love. Esso si rivolge ad un pubblico gay maschile piuttosto che a ragazzini adolescenti. E questo è tutto, speriamo che il video vi sia piaciuto e fateci sapere nei commenti se in uno dei prossimi video vi piacerebbe parlassimo dello Yuri. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.